Ragazzi, ci siamo, chiudiamo la Regulation F, la chiudiamo in grande stile con il team che ha vinto a Londra l'internazionale con Urshifu Scarf, classicissimo, super classico, P2 Tera Volante con Download, Terablast, Icebeam, Recover e Trick Room. Ursaluna, il quadrupede Ursaluna, anche qua classico con scontro frontale, terremoto, Protect con la Flame Orb, facciata, Terragost, insomma conosciamo Among Us, anche qua non servono presentazioni, anche se abbiamo la Terragost e abbiamo lo Sludge Bomb, due mosse, due cose che su Among Us si vedono di rado. Incineroar, Terragrass con Citrus Berry, Fake Out, Parting Shot, Knock Off, classicissimo. Sulla terra di Inci lo sappiamo che si può giocare abbastanza bene. Poi Flutter con la Booster e Sub. Poi per il resto rimane tutto pressoché uguale. Quindi diciamo quello che salta un pochino all'occhio, oltre al discorso P2 Ursaluna, quello che salta un pochino all'occhio è la Mongus, diciamo tra virgolette particolare con Sludge Bomb e Terragost. Però se ha vinto vuol dire che ha un senso logico e che il suo l'ha fatto anche abbastanza bene. Ragazzi, prima di andare in Battlespot e farci le due partitine, due cose al volissimo. Video che esce in ritardo perché non sarò sicuramente riuscito a portarvelo di venerdì, ma perché già ve l'avevo anticipato mercoledì, ma perché immaginavo questa cosa qua. Così chiudiamo la settimana, chiudiamo la Regulation F, perché poi da settimana prossima tra live e partite andremo già in Regulation G. A proposito, se non l'avete fatto, recuperatevi la live di ieri sera. Sì, di ieri sera, dove abbiamo testato già in Regulation G, abbiamo fatto team building. Settimana prossima torneranno, vi farò sapere lunedì tramite video quando ci saranno le prossime live, ma poi settimana prossima partiremo già con la Regulation G sul canale. Quindi chiudiamo la Regulation F. Ho parlato troppo, andiamo a Battlespot. Che no, Toxapex, no, pietà. Allora, Rory Moon, Toxapex, Cresselia, Rilla, Iatran, Raging Bolt. Io vorrei partire con P2, bene o male, sapete? Ma io infatti quasi quasi, quasi quasi ci partirei proprio. A meno che lui non parta, ma no, secondo me si può fare. E Flutter, perché alla fine Flutter tolto Iatran fa bene. Inci e Ursa. E Ursa. Perché alla fine se noi riusciamo a mettere Trick Room e magari Sub, vediamo, possiamo anche fare Sub più dentro Inci, rompiamo un pochino le scatole e si picchia. Vediamo, dipende poi se lui parte con... Lui parte con Iatran. Lui parte con Iatran. Allora possiamo fare un'altra cosa. Possiamo fare Tera Volante e Tera Blast. Tanto lui farà Fake Out. Metti caso che non lo fa. Metti caso che non lo fa. Ci perdiamo la booster subito. Caliamo sub. Tanto allora lui fa fake out su P2 e va bene. E va bene. E poi non ci credo. Ma che danno è?
Vabbè, insomma, perdiamo Flutter subito. Benissimo. Ma che danno è di Rillaboom? Non credo che abbia senso sto danno. Vabbè. E P2, intanto, il suo. L'ha fatto. Allora, dentro di Inci. Lui tira fuori il Raging Bolt. Esatto. Infatti era buono tenesse Flutter, ma secondo me si fa Trick Room, ovviamente, fake out su Yatran, e poi si farà tipo uno switch clamoroso. Meno male si regge, pazzesco. Vabbè, comunque si farà sempre uno switch clamoroso. Allora, fa l'attivazione di Moon, che si boosta la speed. Adesso e recover e parting shot su Yatran. Ci sta, quindi lui si è giocato subito fare cover obbligatoria, tipo. Anche perché poi terra volante non toccando terreno. Allora, siamo più... Cioè, sotto Trick Room siamo più lenti di Yatran. Questo non è buono. Vabbè, ma noi ci interessa il giusto. Quindi noi adesso si entra con Ursa. E, signori miei, il gioco è praticamente fatto. Il gioco è praticamente fatto. Allora, quanti turni di campo? Ancora due. Allora si fa recover e sconto frontale. Famoso Bolt, che ovviamente va via. Lui adesso ovviamente deve stallare la Trick Room. Protegge Yatran, va benissimo. Ricordiamo che Moon, pur avendo le ali, non vola. E non ho fatto terremoto semplicemente, per chi se lo stessi chiedendo, semplicemente perché il campo erboso va a dimezzare... la potenza delle mosse terra ad area. Quindi se si fa terremoto la potenza viene dimezzata, mentre se si fa ovviamente mossa single target alla sconto frontale, alla stomping tantrum, la potenza non viene dimezzata. Allora noi adesso abbiamo un P2 tra virgolette in balia di Bolt, ma io posso... Quanti turni mancano di TR? 2. Allora, possiamo fare dentro Inci e Protect. In questo modo qua abbiamo Fake Out il turno dopo. Vero anche che il turno dopo abbiamo tranquillamente ingresso di P2, proprio easy, banale. Però qua intanto abbiamo un Fake Out che possiamo giocarci. Ma lui, l'unica cosa è che lui potrebbe
predittare l'ingresso di Inci, targettare quella slot lì, magari con... Lo reggiamo? Non lo reggiamo. Ok. Allora, noi adesso abbiamo l'ultimo turno di Trick Room. Allora, scommettiamo che quel Raging Bolt sia Assault Vest, quindi non abbia Protect nel suo set. Facciamo Recover per non prenderci Saetta. Elgon Rush per killarlo, perché Iatran protegge. Saetta che non va, ti prego Ursa. Ti prego Ursa perché può missare. Perfetto. 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 E adesso per... Ovviamente ripresa non va perché siamo full vita. Adesso per chiudere al 100% la partita, come si fa? Trick Room e si fa. E questa è dove dovrebbe essere chiusa 100%. Signori, adesso easy, molto 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 easy. Ice Beam, anzi, Terra Blast più facciata. E si forfetta. Mamma mia, che team. Oh mio Dio. No. Aiuto. Allora. Mach, Torkoal, Flamigo, Milotic, Amongus, Smeargle. Allora, che fa sta roba? Sta roba semplicemente rompe le scatole, nel senso che c'è Mach con Minimize, Smeargle con Fake Out, Spora, Follow Me, robe varie che conosciamo di Smeargle, Flamigo che va a copiare le stat di Mach, Amongus che rompe le scatole, Torkoal fa robe e Milotic stessa cosa. Allora, come si parte? Ah! Ti prego, prendimeli. Ti prego, Among Us Urshifu. Questo era proprio classicissimo. Urshifu P2, bene. Che ci siamo boostati con Porygon? Attacco.
Moody, mannaggia la miseria, era buono Among Us robe. Che si è bustato sto cancro? La velocità, giustamente. Ma ovvio che sì. Adesso Among Us e Trick Room. Se fa spora su Porygon, GG. Che devo fa? Mamma mia, che team di merda. Allora, sale la difesa speciale, cala la def. Tocca fa spora. Mo vediamo se lui fa follow me, se non lo fa. Che macello. Ho fatto questo perché ovviamente poi io posso entrare con Ursa e vabbè. Ovviamente ho fatto questo anche immaginando che lui potesse andare di, però se lui non fa follow me perché fa un'altra roba, qualsiasi altra cosa, magari switcha, va a sapere. Quindi Mac prende Altalena. Ricordiamo che Moody Altalena da praticamente le ultime generazioni non va ad influire su Accuracy ed Evasiness, ma solo su velocità, attacco, difesa, eccetera. Milotic. Allora, spora su Milotic. Entriamo con Ursa. E poi proviamo a spammare terremoto. È Goggles, benissimo. E Goggles. Ah! Che palle. Ah, sarà una lunga partita. Finché quel cancro si droppa le difese, può anche andar bene. Come è messo? A Chiavica. Allora, polverabbia, perché non ne voglio più robe da Milotic. Sursa Luna. Terremoto, si missa su entrambi. Avversario evita, avversario. No. Quindi ce lo abbiamo solo su Gus. Un macello. Idrovampata. Ah, già, perché c'ha le goggles. Mannaggia. Allora, quanti turni di distorto mancano? Un turno. Allora, dentro P2. Terremoto. Se fossimo partiti Among Us
Among Us Urshifu. Che palle però. La roba era... La roba sarebbe stata Spora su Mac e Surging su Mac. Se lui faceva, se lui faceva fake out andava bene, se lui non faceva fake out andava malissimo. Vabbè. Era da rigiocare questa, Siamo con Urshi. Anche se io come ne posso uscire? Tipo non posso. Cioè anche volendo non potrei. Fai tutto su Mac, cioè che devo fare? Tanto arriva il knock off. Via le violite. Oh! Attenzione! Si riapre tutto! Si riapre tutto! Clamoroso! Urshifu! Killalo! Fermi che si riapre tutto. Poi entra Flamigo, copia le stat de coso, de Milotic. Palle. È a più 1900, no. Allora, Terra Blast su Flamigo e dentro Among Us. Porygon, è tutto nel tuo becco. Porygon, è tutto nel tuo becco. Perché tanto allora, ci arriva Brave Bird su Among Us, quindi su Urshifu. Among Us muore malamente. Ok, ci posso stare. E allora, se Porygon killa, se Porygon killa Flamigo, abbiamo una possibilità. Se non lo killa, siamo spacciati. Yes. Okay. Ci abbiamo provato. Ma io ho detto voglio chiudere in bellezza questa Regulation F, ma perché contro Max Smirgol? Aiuto. Che schifo. Va bene. Penso che abbiamo fatto. Però secondo me Among Us Urshifu se poteva fa. Vabbè. Pace. Ragazzuoli, ovviamente non va presa in considerazione la partita contro Mac Smirgol Flamigo.
Io prenderei più in considerazione la prima partita. Prima partita dove, beccando un team comunque solido nei suoi membri, il team ha funzionato benissimo. Boh, lasciando perdere la botta incredibile di Rilla su Flutter, e non mi aspettavo quel danno, sinceramente. Però per il resto il team è andato abbastanza bene, molto molto bene. Abbiamo preso le giocate giuste, ha fatto il suo. P2 il suo lo fa ancora, l'ha sempre fatto da quando esiste. Vedremo se in Regulation G P2 potrà tornare, perché no, comunque è un Pokémon che fa molto molto bene. Ragazzi, detto ciò, io vi auguro un buon fine settimana. Noi ci vediamo lunedì con il classico video di mezzogiorno, e poi vediamo se poi vi farò sapere nel video se ci sarà la live lunedì oppure nei giorni successivi. Ragazzi, bacioni, ciao.